Il legame tra Raffaella Mennoia e Maria Filippi, filo conduttore della mia vita. Un legame speciale, costruito con le cose più importanti, fatto di affetto, di supporto, di collaborazione. È quello che c'è tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi, la due non solo lavorano insieme ma nutrono una sincera amicizia reciproca. Del resto c'era lei tra le persone accanto alla conduttrice nei giorni più dolorosi e difficili. Quelli dell'addio al marito Maurizio Costanzo. Un rapporto che viene descritto alla perfezione dalla dedica profonda che l'autrice di molti dei programmi Fascino, ha fatto per Maria De Filippi definendola, filo conduttore della mia vita. Raffaella Mennoia, il legame d'affetto con Maria De Filippi, storica autrice di molti dei programmi targati Fascino. Raffaella Mennoia è anche una grande amica di Maria De Filippi, come è emerso anche in occasione di uno dei momenti più duri e dolorosi per la conduttrice, quello dell'addio a Maurizio Costanzo. In quella occasione Raffaella, come molti altri amici, è stata al suo fianco. Come si legge sui Corriere della Sera ha spiegato, non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni. Nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c'è stato alcun genere di ragionamento, si legge. E poi ha aggiunto, oltre a me c'erano tante persone del nostro gruppo. Ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo. Non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino. E il bene che Raffaella prova per Maria è grande, come emerge dalla dedica speciale che accompagna il suo libro Cupido Spostati. Pubblicato da Vallardi Editore, a Maria, filo conduttore della mia vita. Al Corriere della Sera Raffaella ha spiegato, con Maria c'è un legame di amicizia da tanti anni. È la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c'è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni. Raffaella Mennoia, le parole dopo il funerale di Maurizio Costanzo accanto a Maria De Filippi c'era anche lei, Raffaella Mennoia. Sono stati i giorni difficili dell'addio a Maurizio Costanzo, marito della conduttrice. Giornalista, autore e presentatore molto amato. Sui suoi profili sociali Raffaella non aveva scritto nulla. Non sul momento. Ma dopo aveva affidato alle storie Instagram un messaggio che mostrava le sue emozioni, ciao a tutti. Vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni si poteva leggere. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti come doveva essere. Ed è stato. Adesso viviamo. Grazie. Parole che dimostravano ancora una volta un grande sentimento di affetto verso la famiglia di Costanzo e un profondo sostegno nei loro riguardi. Del resto Raffaella e Maria si conoscono da tanti anni, più precisamente da quando Mennoia aveva fatto il suo esordio come postina nella trasmissione televisiva C'è posta per te. Da allora il tempo è passato e la loro amicizia è diventata sempre più bella, sincera e profonda.